Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui parlerò di densità di un materiale o di una sostanza. La densità di un materiale viene definita come la massa del materiale sul suo volume. La densità ha quindi come unità di misura l'unità di misura di una massa, che potrebbe essere i grammi, fratto l'unità di misura di un volume, ad esempio i millilitri. Però molto spesso vengono anche usati i chilogrammi su litro, oppure ancora i grammi su litro, a seconda dell'occasione. La densità è una proprietà intensiva della materia, nel senso che non dipende dall'estensione del campione. Come esempio, la densità dell'acqua ammonta a circa 1,0 grammi su millilitro. Se io prendessi l'acqua del lago, questa avrebbe densità 1,0 grammi ogni millilitro, cioè un millilitro di quest'acqua di lago ha massa 1,0 grammi. Però se prendessi solo una goccia dell'acqua contenuta nel lago, anche questa avrebbe sempre densità 1,0 grammi su millilitri, così come tutta l'acqua del lago ha densità 1,0 grammi su millilitri. Quindi non dipende da quanta ne prendo, è perciò una proprietà intensiva e non estensiva. Bisogna stare molto attenti nel caso della densità: la massa e il volume fanno riferimento al medesimo campione. Ad esempio, la densità di una sostanza è la massa di quella sostanza sul volume di quella sostanza. La densità di un oggetto qualsiasi è la sua massa sul suo volume. Ripeto, massa e volume fanno riferimento alla stessa cosa. Applichiamo subito un esempio, facciamo un esempio. La densità, calcoliamo la densità dell'oro. Si sa che 10 0,0 kg di oro occupano un volume di 0,518 litri. Quindi un esercizio applicativo. Conosciamo la massa di una certa quantità di oro e conosciamo qual è il volume che occupa questa certa quantità di oro. Questi 10 kg d'oro occupano 0,518 litri. Eseguiamo il conto e otteniamo 19,3 kg su litro. Questa è la densità dell'oro. Vuol dire che un litro di oro ha una massa corrispondente a 19,3 kg. Per concludere, diciamo, il discorso, possiamo anche dire che la densità di un oggetto dipende naturalmente anche dalla temperatura. Ed in particolare, ad un aumento di temperatura si ha una diminuzione della densità, perché ci ricordiamo che la densità è definita come la massa sul volume, ma aumentando la temperatura il volume di un certo materiale si espande, quindi aumenta. La massa invece no, è sempre quella di un determinato materiale, non dipende di certo dalla temperatura. Ma se aumentando la temperatura aumenta il volume, è chiaro che aumentando il denominatore deve diminuire la densità. Quindi aumentando la temperatura aumenta di conseguenza il volume e diminuisce la densità. Anche la pressione può avere una certa influenza, specialmente se si tratta di un aeriforme, di un gas. Infatti, aumentando la pressione, solitamente il volume di un gas viene compresso e quindi diminuisce. Ma se il volume di un gas diminuisce, sempre scriviamo la definizione di densità, se il volume diminuisce, è chiaro che questa frazione deve aumentare, quindi avremo un incremento di densità. Ripetiamo, ad un aumento della pressione si ha una diminuzione del volume, sempre se abbiamo un gas, se no non è così ovvio nel caso di un liquido o di un solido. La conseguenza è che si ha un aumento della densità.
Se questo video vi è piaciuto, vi invito naturalmente ad iscrivervi al mio canale. Grazie dell'ascolto e alla prossima!